Volevo fare un video partecipando parzialmente a quello che era stato detto nella trasmissione di Massimo Giletti, Non è l'arena, di domenica sera. E partecipavano in studio una serie di personaggi, tra cui vabbè, Luca Sgarbi, che è questo giornalista che ha fatto l'inchiesta. Ma soprattutto, secondo me, la figura su cui mi voglio concentrare di più era l'agente, il procuratore che stava in studio, che era Pasqualin, che giustamente grazie a lui, insomma, è emerso, se non altro anche solo parzialmente, perché non l'hanno lasciato parlare più di tanto, il fatto che il governo abbia calato dalla legge di stabilità, appunto, che tra breve sarà anche operativa, l'emendamento, appunto la regola secondo cui verrà ristabilito un albo, verrà ristabilito tutto quanto ciò che va a tutela soprattutto dei calciatori, dei genitori dei calciatori e del sistema calcio, appunto, che come l'inchiesta fatta dalla 7 Calcio Marcio deve tornare a essere un po' più limpido, un po' più pulito. Quindi quello che volevo dire, appunto, era che capisco i sistemi di audience, capisco la volontà di fare sempre più spettacolo, perché poi la televisione è giusto che abbia quell'intento, però avrei dato un po' più di risalto a quella che è una fase ormai consolidata, è un assetto che si andrà prendendo per il futuro, che è quello che ci sarà un nuovo regolamento agenti, un esame se possibile forse ancora più selettivo, perché le prove d'esame probabilmente saranno due, una generica per agenti sportivi e l'altra specialistica per ogni federazione, che è stato un emendamento voluto dal governo, quindi di cui sarà garante il CONI, quindi ancora una volta probabilmente verrà creata una centrale segnalazioni, una centrale rischi, come se fosse una sorta di tutela di tutti i casi di deformazione professionale che abbiamo visto anche in quella trasmissione. A Giletti volevo dire, e lo farò senz'altro con le opportune vie, mandando mail e quant'altro, che avrei dato, se possibile, un po' di speranza a questo sistema calcio, un po' di speranza a questo mondo marcio, come viene giustamente definito, grazie al fatto che ci sta un'associazione di categoria che si è presa cura di questo aspetto, che per 2 anni si è perso tempo, perché per 2 anni e mezzo, quasi 3, chiaramente gli intenti di questa associazione non sono stati ascoltati, sono stati vani, ma soprattutto il fatto che da adesso in futuro ci sarà una presa di posizione chiara del governo e del CONI a tutela proprio di questi casi, grazie al fatto che ritorneremo ad avere una nostra professionalità, un albo professionale, un esame di Stato. E tutte queste cose, secondo me, andavano dette, ci sarà modo magari di dirle, perché è un'inchiesta che andrà avanti con delle prossime puntate, però ci tenevo a farvi sapere che ci stiamo muovendo anche per far sentire la nostra voce, perché con, seppur presente, Avvocato Pasqualin, che giustamente ha fatto cenno a questa cosa, però è stata poi bypassata da tanti altri argomenti che televisivamente, mi rendo conto, avevano più clamore. Ci vediamo alla prossima, ciao!